Ed eccoci qua, scambio figurine, sempre in diretta, martedì sera. Ho dovuto anticipare di una ventina di minuti, purtroppo ho dovuto anticipare l'incastro e va così. Dobbiamo sempre trovare un momento per dedicarci qualche minuto in modo tale che possa raccontarvi ciò che accade sul sito di scambio figurine e tutto quello che avviene intorno, sperando di farvi passare 10 minuti di relax, spensieratezza e, perché no, servire anche a me come antistress, che insomma alla fine di una giornata pesante che comincia al mattino presto e finisce alla sera tardi, uno ne ha piene anche le scatole e ha bisogno di distrarsi. Quindi eccoci qua, stessa location, lo studio car di scambio figurine, questa sera in versione serale, notturna. L'ultima l'abbiamo fatta di mattina perché anche lì era tutto un incastro. Torniamo alla consuetudine del buio, adesso non vedo l'ora che arrivi l'estate, così anche di sera ci sarà la luce e potrò raccontarvi queste novità che però cominciano sempre con, fortunatamente come dico sempre, con la consueta rubrica dei ringraziamenti per le persone che hanno fatto una donazione. Anche questa settimana ci sono stati 4 donazioni, come sempre rimango sorpreso, vi lo dico sempre, perché comunque mi sembra di fare anche meno del dovuto, ma perché sono così, perché faccio le cose con passione e le faccio perché mi fa piacere darvi qualcosa che possa tornarvi tornare utile e quindi sono qua. Quindi vado a ringraziare i 4 sostenitori del sito della settimana, che sono Luca Giacomo, nickname appunto Luca Giacomo, username Luca Giacomo, così si nasconde Francesca, una mamma che ama i suoi figli, una genitrice, genitore disperato, mamma disperata. Poi abbiamo che abbiamo Marco Sampietri, che spero che abbiate colloquiato con lui, conversato con lui. Poi abbiamo Calocchio, scritto con la K in tutte le C che sentite, quindi K-A-L-O-C-K-K-I-O, quindi Calocchio con tutte le K. E poi abbiamo, ultimo ma non ultimo oggi, Odd Thomas, che mi ha scritto una motivazione della donazione che quasi mi ha fatto commuovere. La leggerete magari nella pagina delle donazioni, perché comunque insomma sono rimasto così, come per dire, anche Luca Giacomo. Però Odd Thomas insomma ci ha dato, come diciamo a Bologna, ci ha dato un bel cuccio, ci ha dato un bel aiutino. Eccola, saluto Daria che è in diretta, così interagiamo un po'. Ciao Daria, come stai? Va bene, quindi questo momento delle donazioni è passato e ringrazio ancora. Cos'altro devo dirvi? Questo weekend passato è stato un weekend di eventi legati al mondo del scambio figurine. C'era quello di Asti, ecco, è arrivato anche Simone. Ciao Simone, ho letto bacio, ho detto Simone mi dà un bacio, sono rimasto un attimo, però so che è Simone bacio, quindi ti saluto, non ti bacio. dicevo, weekend, c'è stato weekend di il Panini Tour Up, che so per certo che a Napoli non è andato un granché bene, perché per le condizioni avverse del tempo, quindi hanno dovuto rimandare. Le altre sedi non ho avuto feedback, e invece Asti, che era un evento in collaborazione con la Lega Italiana Lotta contro i Tumori, so che è andato molto bene, essendo comunque una realtà locale. Ho sentito parlare di, soprattutto domenica, di un 100-200 scambisti, quindi sono molto 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 contento. Daria dice forza Napoli, stasera c'è la Coppa Italia. Chi c'è stasera? Il Milan contro Napoli, forse? Non mi ricordo, faccio confusione. Comunque vabbè, forza Napoli, forza Bologna, che ha fatto l'ennesimo regalo alla Juventus questo weekend, ma non c'entra niente. Ritorniamo a bomba sullo scambio figurine. Dicevo,
sono contento per gli amici, soprattutto per quello di Asti, a dire il vero, perché c'è un Andrea, un ragazzo dietro che sono anni, perché è già arrivato alla decima edizione. So che ci mette molta passione ad organizzare questi eventi, e quindi sono contento per lui che sia andato bene. Anche questo weekend si terrà il Panini Tour Up, vi comunicherò le date sulla pagina Facebook e su, come notifiche, diciamo, sul sito. Partecipate numerosi, so che ci saranno 4-5 sedi, 4-5 città in cui ci saranno questi eventi, e niente, insomma, quindi questo è. Cos'altro vi posso raccontare come novità? Un'altra novità importantissima. Importante, abbiamo, fossimo noi, in effetti siamo io, Gianluca, GL, quello che vi risponde, insomma, sono sempre io. E comunque, abbiamo pensato di inaugurare su Scambio Figurine un nuovo filone di scambio. Allora, vabbè, le figurine ormai ci sono quelle, quindi ci sta. Avevamo fatto qualche tempo fa i Wizzis di ES Lunga, non so se li avete fatti, o adesso neanche i Gormiti, sono arrivati a Wave 2, anzi, aggiorno chi non lo sapesse, è stata inserita questa settimana la collezione 2019. E addirittura anche i top astri del Parmareggio dei topini, avete presente? Nonostante me l'avessero chiesto all'inizio ed ero un po' titubante, ho deciso che inauguriamo anche il filone delle sorpresine Kinder. Voi direte, no, così mi snaturi il sito di Scambio Figurine, ma invece no, ho pensato che magari qualcuno c'è che si lancia nel mondo delle sorpresine Kinder, a parte che c'è una marea, quindi se volevo fare poco, questo è il momento che proprio non avrò più tempo di fare le cose, neanche per me stesso, neanche andare a fare la pipì. Ma insomma, vediamo un po' come va, poi se vi piace lo scopriremo, se non vi piace le posso anche toglierlo, comunque rimangono i Wizzies piuttosto che i Gormiti o altre collezioni. Ringrazio sotto questo punto di vista Monica Kinder, che è un utente che mi ha contattato non tanto per le figurine, per le sorpresine, quanto per le figurine, ma trovando nel suo nome Kinder, ho detto, dico, ma forse fai anche la sorpresina Kinder. Infatti effettivamente è un'appassionata collezionista, e di conseguenza ho detto, ma perché no? E così abbiamo buttato dentro anche le sorpresine Kinder. Quindi, dopo Scambio Figurine, passiamo allo Scambio Sorpresine, e poi lasciate nei commenti tutte le cose che volete che faccia come scambio qualunque cosa in. Quindi lasciate nei commenti quel qualunque cosa che volete. Quindi Scambio Figurine, Scambio Sorpresine, Scambio in, Scambio patatine, Scambio qualunque cosa. Quindi vi aspetto, lasciate nei commenti, ovviamente. Voglio interagire con voi, sono contento che mi seguite, come si dice, sono un paio incartato. Stasera abbiamo un record di presenze di 2 persone, che dato l'anticipo è anche buono, perché comunque magari tutti si aspettano che io arrivi alle 19:50, ma questa volta sono arrivato prima e insomma ho avuto questo contrattempo. Cos'altro dirvi? Devo scambio monetine, dice Daria, brava. No, adesso che mi fai pensare, ho proprio inserito una raccolta di monetine, con la K, adesso non mi viene in mente come si chiama, però l'ho inserita, quindi ci sono anche le monetine. Hai ragione, vedi? Scambio figurine, scambio sorpresine, scambio monetine, scambio tutto. Anche c'era uno che diceva scambio anche la suocera. A parte questo, niente, continuate a seguirmi. Nel prossimo futuro so che chiuderà Google Plus, che a voi non vi frega niente, quindi non mi seguirete più sul social Google Plus, perché a dire il vero c'è tanta gente che arriva
da Google Plus, incredibilmente. Io pensavo fosse un social morto, invece è vivo nonostante stia morendo, però è vivo, perché credo sia il terzo o il quarto social da cui arrivano gli utenti, quindi Facebook, vabbè, Google, la ricerca su Google, gli amici e poi Google Plus. E niente, insomma, ringrazio ancora per le donazioni ricevute, ribadisco, sono sempre positivamente sorpreso, però la cosa più importante è che continuate a seguirci, perché arriveranno le fatidiche novità della versione 2.0 del sito, che porterà discrete novità, che peraltro continuate a suggerirmi cose da mettere dentro, e non so più come fare, sinceramente. Ho un foglio di lavoro che è diventato un lenzuolo, potrei fare la catena di lenzuola e fuggire da Alcatraz, dal muro di Alcatraz, tanto che è lungo. E comunque niente, vi saluto, vi mando un abbraccio per Daria, forza Napoli, per tutti gli altri forza la vostra squadra del cuore, solo per me forza Bologna, e a presto, a prestissimo, e ci vediamo la prossima settimana. Se avete qualunque cosa da dirmi, scrivetemi, tanto io vi rispondo a tutti, non so come faccio, ma rispondo a tutti. Ciao, adesso vi saluto, che mi è finito l'incastro e mi addentro nel bosco dei 100 acri. Ciao a tutti, ciao!